Un'alleanza per ripristinare le buone regole nel settore del trasporto pubblico su gomma nasce da questo obiettivo comune, la petizione popolare a sostegno degli autoferrotranvieri molisani. 800 le firme raccolte finora tra studenti e pendolari per chiedere, è stato spiegato nel corso di una conferenza stampa alla Regione e dalla Prefettura, di intervenire a tutela di un servizio pubblico essenziale. L'iniziativa di Cittadinanza Attiva, l'associazione di tutela degli utenti insieme al Comitato dei Pendolari, vuole sollecitare il superamento del clima di contrasto e di contrapposizione frontale nelle aziende del settore del trasporto pubblico su gomma. In primo piano l'annunciato licenziamento di 56 lavoratori dell'ATM e la drastica diminuzione del collegamento tra Campobasso e la Sevel di Atessa, che da lunedì, in seguito alla soppressione della corsa delle 3:40 del mattino, partirà da Palata invece che da Campobasso.